L'arbitro in qualche modo perde la sua infallibilità, quella che c'era, si presumeva che ci fosse prima del VAR. E lei ha detto: il VAR è uno strumento positivo, importante, se utilizzato bene nei modi giusti. Ha detto così. Le chiedo: nell'ambito di questi concetti, può esistere anche una norma non scritta che si chiama buonsenso? È compatibile con questi concetti? Cioè dell'utilizzo giusto del VAR, il buon senso? Risponda lei. Se dobbiamo valutare ancora l'individualità del mio arbitro, forse sì. Aspetta, risponda lei per Udinese Atalanta. No. Ha capito la domanda del fatto? Per ringrazio la domanda, l'ho già risposto e mi allego alla sua risposta. No. Qui si riferiva al nero del legge magari per caso? No, no, perché il buonsenso purtroppo non è in questa tipologia, quindi intendente, mi riferisco a quello dei 10.000, non è questo il buonsenso, ribadisco. Capisco da sportivo tutto, perché non sono stato in campo, non sono andato alle partite, non vedo le partite, capisco tutto. Ma noi dobbiamo purtroppo non avere buonsenso in quella cosa lì, perché è una cosa che abbiamo modificato. Codificato vuol dire non scritto sulle regole, perché non è che oggi il regolamento scrive tutti i tipi di fallo che nascono o tutte le tipologie di intervento che nascono. Il regolamento è da delle linee guida, all'interno abbiamo delle interpretazioni. La difficoltà del lavoro mio, enorme, è quella di riuscire ad avere in una stagione una linea che sia il più uniforme possibile. Poi all'interno, ve lo dico oggi, perché non lo so, detto, ma lo so già, commetteremo degli errori. Io penso che il VAR rappresenta un passo in avanti in un calcio moderno. Noi siamo assolutamente allineati con quelli che sono i protocolli della FIFA e della UEFA e l'utilizzo secondo me è un utilizzo coerente con quello che è successo durante il campionato. I risultati sono estremamente positivi, perché se pensiamo che il VAR ha cambiato le decisioni soltanto per lo 0,41 a partita di decisioni arbitrali, vuol dire che l'errore è pari a zero. Quindi secondo me, secondo il mio parere, è che il VAR sta sanando una situazione di errore fisiologico e a supporto degli arbitri in un campionato complicato come il nostro. Omogeneità rispettata? Ma in linea di massima omogeneità, poi possiamo discutere su alcuni episodi, possiamo discutere, siamo aperti, completamente aperti alla comunicazione. Sapete benissimo che il gruppo della CAN, della Commissione Arbitri Nazionale, partecipa praticamente ogni settimana con la trasmissione Open VAR su DAZN, proprio per spiegare quali sono le dinamiche delle decisioni che c'è dietro un intervento arbitrale. E ammettiamo anche quelle poche discrasie che ci sono state, per far capire al pubblico come viene presa una decisione e come nasce una decisione dell'arbitro sul terreno di gioco e il supporto del VAR. Si è parlato molto in settimana, in relazione all'episodio di Lecce Milan, di step on foot. C'è chi dice che la regola sostanzialmente a livello internazionale non esiste. Lei cosa risponde a questo? Ma allora, se noi pensiamo alle 17 regole, allora le 17 regole sono poche pagine. Poi c'è l'interpretazione che viene data dagli organismi internazionali, quindi dalla FIFA e dalla UEFA, e noi ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni che vengono dagli organismi internazionali. Noi abbiamo un rapporto diretto, diciamo come Italia, privilegiato, perché a capo dei due organismi, della FIFA e della UEFA, ci sono due italiani, quindi c'è Collina alla FIFA e Roberto Rosetti alla UEFA. Quindi c'è un contatto diretto, l'interpretazione in questo momento degli organismi internazionali è questa e quindi noi ci atteniamo a quelle che sono esattamente le disposizioni che vengono dagli organismi internazionali. Non per niente un arbitraggio europeo, tra virgolette, come quello italiano, ha portato
fisiologicamente tre squadre la passata stagione a disputarsi una finale europea in tutte e tre le competizioni. Quindi è frutto, secondo me, anche di un modo di arbitrare europeo che c'è all'interno del nostro campionato. Casarin, l'ex arbitro, nel ripercorrere come si è arrivati alla VAR, parlava sul Corriere della Sera della possibile evoluzione, del possibile scenario futuro, e raccontava che si potrebbe arrivare un giorno, chissà, a partite solo gestite tecnologicamente, solo gestite senza l'arbitro in campo, ma in questo modo garantendo l'omogeneità. Può essere questo il punto d'arrivo? Ma secondo me Casarin per me è un punto di riferimento, perché era il mio disegnatore quando ero in campo. Il VAR è uno strumento, è logico, è uno strumento giovane, perché per esempio nel nostro campionato si è affacciato nel 2017, dopo che la sperimentazione è partita dal 2015, è in corso di valutazione su quello che sarà l'impatto del VAR sul nostro calcio. È logico che il VAR interviene soltanto su un certo tipo di gare, perché sappiamo benissimo che dalla Serie C, che è un campionato professionistico, fino ai campionati giovanili, non c'è alcun supporto tecnologico. Sono qui oggi, in primo luogo perché si tiene un evento così importante, diciamo, nella nostra casa, la nostra università, quindi un segnale di grande attenzione verso l'Università di Salento, lo sponsor del professore Medica, professore Mortalui, per l'organizzazione di un master così importante che dà ai nostri studenti l'opportunità di confrontarsi con ospiti di questo livello. Quindi il primo motivo per me è di grande orgoglio e gioia vedere che l'università anche in questo settore così affine, poi quello che stiamo facendo noi attraverso una sportiva legge, crea un legame fortissimo tra la società e l'università, che mette a disposizione degli studenti, dei giovani arbitri, questa opportunità. E poi in secondo luogo per la grande attenzione e rispetto che qui non parlo più del professore universitario, ma del presidente del Lecce, che abbiamo sempre avuto e che abbiamo verso le istituzioni sportive e verso le istituzioni arbitrali, quindi mi sembrava doveroso essere qui. E poi anche perché Gianluca Rocchi lo sa benissimo, questo nostro percorso, diciamo, ormai nel calcio da 8 anni, abbiamo cercato di introdurre un modo nuovo di rapportarci anche con la classe arbitrale, sia privatamente che pubblicamente, che è quello del confronto. Il confronto non vuol dire accettare in maniera critica le posizioni, ma confrontarsi, imparare da una parte e imparare dall'altra parte. Abbiamo avuto dei grandi confronti che hanno portato alla crescita da entrambe le parti, specie quando si può dare un contributo sulle regole in questi anni. Per questo ci siamo trovati, devo dire, sempre bene. Qui mi rimproverano un po' in questi anni, trattato spesso il tema, qui c'è la nostalgia di un vecchio presidente vulcanico che anni fa subiva delle ingiustizie, usciva sui giornali e faceva attacchi multipli, no? Verso tutti e tutti. Il fatto che io cerchi sempre di riportare nelle regole qualcosa che viene visto come un modo inefficace di rapportarsi con la cassa arbitrale. Allora, per me questa è un'occasione unica, sia perché anche rispetto a certe domande io volevo chiarire un aspetto. Noi abbiamo un confronto frequentissimo attraverso i canali istituzionali, quelli che ci vengono concessi, quelli ufficiali, quelli formali. Ecco perché questa domanda la posso fare pubblicamente, non ho bisogno di un incontro privato, perché abbiamo sempre agito attraverso gli istituzionali. E devo dire che tante volte ci siamo confrontati su delle regole. Prima Gianluca Rocchi ha fatto l'esempio del fallo di mano sul calcio di rigore, che un anno, proprio per garantire quell'uniformità assoluta, ha portato a delle esasperazioni talmente tale che il calcio mi usciva un po' snaturato, perché era una ricerca di qualche tipo di contatto, anche più, diciamo, così funzionale con il gioco. Poi ci siamo confrontati a lungo sul tema di cos'è il salvataggio o non salvataggio, sul tema che fa rimettere in gioco il giocatore che è fuori gioco. Anche su quello abbiamo avuto lunghi confronti e secondo me, in maniera molto serena, dico anche, faccio un discorso, non voglio fare un discorso sullo spettro football,
no? Perché ovviamente anche questa è un'applicazione che per pura oggettività si è detto, ho sentito l'intervento, la logica è quella, facciamo qualcosa che sia uguale per tutti e quindi non guardiamo se è volontario o involontario, e va bene se interviene lo step on foot in qualsiasi zona del campo, così determini un gol, è comunque punibile. Mi chiedo, prima domanda, se applicato in questo modo, cioè la regola applicata in questo modo, per esigenze di legittimità, perché per me questo è chiarissimo, per l'obiettivo dell'esigenza di legittimità, rischi di snaturare, cioè di essere ancora una volta una storia simile a quella del fallo di mano, cioè se esasperato in tutte le zone del campo, sia che lo step on foot sia pieno, o se sia solo sfiorato, o se sia volontario, non volontario, clamoroso, meno clamoroso, e poi porta un gol anche diversi secondi dopo, e quindi il conseguenziale annullamento di quel gol intervenuto anche diversi secondi dopo per i piedi che si sporano, può essere una di quelle esasperazioni che può portare a una rivalutazione, probabilmente a fine anno, per quello che è stato detto, perché non è cambiato iniziato, così come è successo per il fallo di mano. Prima domanda. E seconda domanda, quando si introducono, diciamo, queste interpretazioni come quella dello step on foot, se non sia il caso, visto che proprio incidono sull'essenza del gioco e sull'essenza dello spettacolo, se prima di introdurle non sia opportuna una valutazione che coinvolga più soggetti per capire se è un qualcosa che, se applicato in quel modo, può finire per snaturare l'essenza del gioco stesso. Quindi queste sono le due domande, poi voglio, diciamo, tranquillizzare tutti che qui il clima è sempre stato un clima di assoluta serenità, di confronto, e è vero quello che ha detto Gianluca. Io molte volte sono andato negli spogliatoi a complimentarmi con gli arbitri quando il Lecce ha perso, non l'ho fatto l'ultima partita, devo essere sincero, però normalmente lo faccio. Io credo che sia questo il contributo che posso dare ai presidenti di Serie A, Serie B, quando, diciamo, a calcio ci si abbina anche il consenso e la cultura. Grazie. È chiaro che oggi si parla di una tipologia di intervento che è quello che riguarda, è un intervento difficile da votare. Io sono sempre per la votazione in campo, come ho detto a voi e come ho detto ai ragazzi miei, perché quando si decide in campo la tecnologia non è più un argomento che ci riguarda. È chiaro che dobbiamo cercare, ripeto, di oggettizzare il più possibile, anche perché ci sono, come caso vostro, in caso vostro, un'immediatezza della situazione, quindi il giocatore può avere posizione assieme a questi. Tanto caso uguale in noi capiteranno, o fortunatamente o sfortunatamente il calcio è questo, però la nostra filosofia è sempre la stessa: se un qualcosa di chiaro accade nell'immediatezza di una rete, lo dobbiamo intervenire. Chiaro, se quella situazione accade 30 secondi prima, e ciò l'immediatezza ha un effetto diverso. Ribadisco ancora la chiusura, e io vorrei che la decisione venisse presa in campo, perché se quella decisione viene presa in campo, tutte le discussioni, compreso il presente, ci sarebbero state. A maggior ragione gli arbitri che vanno formati anche sul contesto. Ahimè, una decisione, noi giuristi diciamo che una decisione non è mai fine a se stessa, una decisione laddove c'è un margine di interpretazione si cala in un contesto, nel contesto di cos'è il calcio per l'Italia, di cos'è il calcio per questo paese, che è diverso, come dicevo, è diverso rispetto a un altro paese, di che cosa è appunto anche una società piccola, una società grande, qui lungi da me fare riferimenti ai timori o agli atteggiamenti differenziali. L'ultima cosa, voglio dire proprio l'opposto, cioè il contesto è anche una società piccola che fa enormi sforzi, come magari capita a Lecce, e una società grande, no? E il contesto è anche forse regole che non c'entrano nulla gli arbitri sul financial, no? E sugli equilibri finanziari che a volte non ci sono. Cioè, io credo che un arbitro per primo, no? Quando vede che una squadra c'ha in panchina, che magari è indebitato, c'ha in panchina giocatori che potrebbero essere la prima squadra dell'altra squadra, dentro in 4, in 5, a volte guardare lo stesso arbitro, che è un uomo, che è uno sportivo, che è un appassionato come tutti noi, dice guarda chi entra, no, fa quegli altri in panchina. È ovvio che questa cosa è umana, che entra dentro, eccetera. Cioè è il contesto, è importantissimo, che non è mai svincolato quando devi prendere una decisione, e dove ha un margine interpretativo dall'interpretazione. Professor Melica, sono l'unione della RAI, le chiedo, di recente nel suo dipartimento è stato indetto il bando per il corso di formazione per il direttore sportivo, che è sicuramente un'opportunità in più per i suoi ragazzi. Come è strutturato, e come potrà essere eseguito, e che opportunità future potrebbe garantire agli studenti?
Ora, intanto il grazie per la domanda, perché è importante anche, noi siamo un'università piccola, come il Lecce, una squadra piccola del Sud. Noi siamo un'università piccola del Sud. E avere il corso da direttore sportivo è un grande orgoglio, un grande orgoglio perché, intanto perché la FIGC ci ha dato fiducia, perché i corsi da direttore sportivo, come più o meno sapete tutti, sono corsi accreditati e l'accreditamento non è un percorso, è un percorso complicatissimo. Quindi intanto grazie alla FIGC per la fiducia. Dopodiché il percorso si abbina in parallelo con il nostro corso di laurea, ma è anche aperto a tutti. E quindi è ovvio che noi abbiamo avuto tantissime, potrà essere seguito in presenza da remoto, moltissimo anche da remoto, perché poi il minimo di flessibilità l'abbiamo chiesta, proprio per dare la possibilità a chi lavora di seguire il percorso. E sarà nostra cura, diciamo, il vantaggio nostro qual è? È che abbiamo questo corso di laurea triennale, quindi la preparazione siamo già rodati. E credo che possiamo dare un'ottima preparazione proprio perché siamo già rodati, rodati da gente come questo, come io qua oggi sto imparando un sacco di cose, sono un appassionato, studio diritto dello sport, però non si finisce mai di imparare. Quando prima ho sentito la vostra conferenza stampa dal Presidente Pacifico ho imparato un sacco di cose che ignoravo, per esempio il coordinamento internazionale della FIFA della Braille è una roba che immediatamente è interessato. Il giurista, il comparatista andrà a capire che cos'è, per cui proprio questi incontri servono anche per imparare. Quindi noi abbiamo un patrimonio già collaudato e lo mettiamo a disposizione di tutti.